Vuole, se, che cosa vuole? Che cosa vuole Antonietti? Io però voglio chiamare, caro David, un signore che ho incontrato l'altro giorno da Del Debbio, che si chiama Lino Romano, e costui è una specie di sindacalista dei percettori del reddito di cittadinanza. Percettori del reddito di cittadinanza hanno fatto una specie di sindacato. Questo li rappresenta. Pazzesco. Ti rendi conto? Già il reddito di cittadinanza, a mio parere, andrebbe cancellato. Ma questo Lino Romano, uno con una panza così, una cosa incredibile. Vai, chiamiamo, vai. Pronto? Lino? Pronto? Sì, aspetta, sono Cruciani, non sento niente. Pronto? Adesso mi senti? Sì, ti sento meglio. Senti, ma io non ho capito una cosa, Lino, ti sto chiamando dalla radio. Allora, sta storia qua che tu sei, io ho detto, il sindacalista del reddito di cittadinanza, no? Amico mio, alla fine questo è, cioè, non è tu ti sei incazzato perché io ho detto che sei un sindacalista. Ma beh, quello è, certo. Lo posso spiegare? Dimmi. Allora, che prendo ragazzi in affidamento e li inserisco nel sociale. Sì, ma tu, io... In più una lista con 180 percettori del reddito che scendono sul proprio territorio volontariamente e puliscono il loro territorio. Mettila come vuoi, tu sei il rappresentante dei percettori del reddito di cittadinanza, di un centinaio di percettori del reddito di cittadinanza. Questo è il punto. E come certo, ma non è, uno è il percettore, non esiste alla categoria percettore del reddito di cittadinanza. È una follia. Allora, ascolta, io ho 180 ragazzi pronti a lasciare il reddito di cittadinanza per andare a lavorare. Ho capito, ma non può esistere. Ma non può esistere. Ma non può esistere. Oddio, ma non può esistere. Scusami, Lino, ma non può esistere. Non può esistere un sindacalista del reddito dei percettori. Ma scusa, ma una follia. Più o meno è così. Più o meno, dai. No, più o meno niente. È un ente del terzo settore. Dai, con tanto di statuto. Ma dall'Agenzia delle Entrate. Ma peggio mi sento. Peggio mi sento. Io sono per la distruzione del reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza va cancellato. E tu stai creando un conflitto sociale. Certo. Voi va cancellato, va cancellato. E tu fallo cancellare, prova. E vedi se questa non è un'istigazione alla rivoluzione. Cioè, istigazione alla rivoluzione. Di Renzi. Sì. Dimmi tu, se l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Scusi, ma l'unico che ha lavoro, l'unico che ci ha guadagnato è uno come lei per il reddito di cittadinanza. Gli unici che ci hanno guadagnato sono quelli. Adesso abbiamo pure il sindacalista che si occupa di lavorare per 700 euro. No, Cruciani, perché? Ma perché per 700 euro che c'è di male nel lavorare? Io vado a fare lo schiavo a 3 euro all'ora. Ma stai scherzando? No, non ho capito, ma scusi. Ma stai scherzando, fammi capire. Dunque, tu un minimo di stipendio che vuoi guadagnare quant'è? Scusa, spiegami, Lino. Il minimo di stipendio è una paga sindacale, parte dai 1.100-1.200 euro al primo. Allora, per meno non ti sposti tu. Per meno non ti sposti. Tu ce l'hai un posto per me per 1.200 euro? Io ti strappo la carta del reddito di cittadinanza subito. Scusami, immediatamente. Ho capito, ma tu ma se ti fondata sul lavoro, non sull'istigazione a delinquere. Ma quale istigazione a delinquere? È un conflitto sociale contro il lavoro della gente. Ma che bisogna io sto con il popolo e mi batto per la giustizia. Ma non sociale. Ti batti per il popolo. Non ti batti per il popolo. Tu lui sta col popolo. Ma quale razzista? Ma razzista sarai tu. Tu sei uno che dice. Ma sei tu, ce l'hai con la povera gente. Ma vai a fare il cameriere. Vai a fare il cameriere. Vai a fare il cameriere. Cruciani, stamattina a me, io mi faccio pane e tonno e me ne vado a mare. E la signora che cerca di stagionali, visto che sa il problema pure della grandine, in inverno, se l'ho piantata solo l'ombrellona, c'è un inverno dunque, in estate. Dunque tu non fai, dunque tu mangi per pane. 100 euro al mese, ti do io il reddito di cittadinanza mia a te, Cruciani. Dunque, mi vieni a svegliare la mattina. Mi stai dicendo che tu, per quei soldi lì, non vai non a lavorare, preferisci stare sul divano. No, vado preferisci a mangiare alla Caritas. Ma non mi faccio schiavizzare. Ah, benissimo. Dunque, se ti offro un lavoro da cameriere, aspetta, Lino. Il lavoro è il diritto, non è un'elemosina. Se ti offrono un lavoro di cameriere, un lavoro di cameriere oppure di bagnino, io ho fatto sempre l'operatore ecologico. Sì, vabbè. Non lo so fare il cameriere. Amico mio, se uno ma come fai il cameriere? Però scusi, non è che ma scusi, direttore, ma non è che fare. Se ti offrono un lavoro da 800 euro, mangi pane e tonno e non prendi il lavoro. Questo è il punto assolutamente fondamentale. Sì. Ma voi dovete pagare ma ti rendi conto che disprezzo? La gente si è svegliata.
non ti dimenticare, beh, Cruciani, che noi napoletani abbiamo fatto l'Italia. Che c'entra? Capito? Ma che abbiamo c'entra? Fatto, beh, questo, però, abbiamo se non lei. Se tutti allora, fossero ragionato come lei, no. Allora, di sfruttare la gente. No, ma no, scusi, però, un conflitto sociale che porterà la gente agli anni ma 70. Ma siete voi che non volete fare un cazzo! Siete voi che non volete fare un cazzo, questo è il punto. Cruciani, sì, vado al mare con pane e tonno. Vado al mare, a mangiare pane e tonno. Hai capito bene che vado al mare, con tonno e pomodoro. Ma la mia dignità non la faccio sfruttare. Ma che vuol dire? Ma vai a lavorare invece di fare le comparsate. L'imprenditore si arricchisce e poi a me 2 mesi per 700 euro mi va sul modello ISE e mi fa reddito. Quando beh, certo, vado a fare un'altra volta la domanda, invece di darmi 500 al mese, mi danno 250 euro per favorire che si deve arricchire. Che danni che ha fatto sto reddito di cittadinanza, che danni. Uno preferisce stare sul divano, preferisce stare sul divano. Capito? Con come quei 1000 morti di fame. Ma cosa c'entra Garibaldi? Scusi, voi stavate mangiando ancora riso e rane nelle paludi. Ma che c'entra Garibaldi? No, scusi, il danno l'ha fatto Garibaldi. Ma che c'entra Garibaldi? Quel Garibaldi, Garibaldi fu ferito quello lì. Ma che c'entra Garibaldi? Quello ha fatto l'Italia, Garibaldi. Qual è il punto? Che ti sta l'Italia? Ma tu mi vieni a cantare Fratelli d'Italia, l'inno nazionale e poi sei contro il reddito. Perché non fai la lotta ai politici? E tieni il palo. Ma io sono contro, ma io sono contro il reddito e anche contro alcuni politici, quelli che contro la politica. Ma che c'entra contro la politica? Contro creare lavoro. Senti, se voi non tu siete sei, capaci tu di sei mettere una scuola per... paletta amico in mio mani per settori del reddito e cittadinanza. Posso dire una cosa? Posso dirti 1000 euro al mese buttati. Io vedo una cosa molto semplice, ti vedo su tu TikTok. Tu ti non vedo vedi su niente. TikTok. Ti vedo su TikTok sì, con il reddito di cittadinanza che mangi tranquillamente con una panza così. Certo. Con una panza questo così, beh, questo è il punto. Panza così non lo mangi, sappiamo però. Mangi quanto costa un piatto di spaghetti con cozze qua? Costa 3,50 euro. Ma 3,50 dove? Spaghetti con cozze 3,50 parezzo. Tu sì, spendi. Vieni da me, quartieri spagnoli, te lo offro io con reddito di cittadinanza. 3,50 mi sembra un po'. Ma perché devo offrire? Volta, però scusi, perché devo offrire con reddito di cittadinanza spaghetti con le cozze? Ma che, ma che modo di ragionare è questo? Scusi, ma scusi. Dammi a sentire a me. Io sono venuto a Milano, non mi hanno dato diritto di replica e mi hanno detto qua non sei a casa tua. Ma chi te l'ha detto questo? Io a casa mia la settimana scorsa abbiamo avuto il presidente Silvio Berlusconi e abbiamo fatto mangiare spaghetti a vongole. Ma che c'entra e questo? Frutti di mare. Ma che c'entra io alla questo? Mediaset, io alla Mediaset vi siete presentati con 4 crisini. Ma scusi, adesso lei sta attaccando. Non avete avuto nemmeno la forza di fare una cotoletta alla milanese. Mi volevate disciplinare e avete bloccato l'applauso. E bloccare l'applauso. Ma scusi un attimo, ma lei sta attaccando i signori di Mediaset perché non le hanno offerto, non le hanno offerto la cotoletta alla milanese. Ma che cazzo crede? Ma che cazzo crede? Ma Caladeo. Ma che cazzo crede? Ma tu ti rendi conto? Come vi comportiamo noi a Napoli e come vi comportate voi? Ma lei che pensa? Non ho capito di essere invitato in televisione e di andare a bloccare un applauso, non è ma lei è stato invitato in televisione. Lei è stato invitato in televisione, no? Una cena, no? Una cena con non la cotoletta milanese. Cotoletta niente. Questo è pazzo. Non c'entra niente. Ciao, pulisco il mio Lino, quartiere, ti saluto. E preferisco ma che fare c'entra il questo? Ma senza niente, invece di venirmi a farmi sfruttare da mamma lei. Mia. Te, mamma mia, mamma mia, che, vai, continua che brutto esempio. Continua con pane e tonno in spiaggia piuttosto di andare a lavorare. Continua con pane e tonno. Che brutto esempio. Certo. Voi siete dei cyborg, voi andate trovando di sfruttare la gente. Ma che sfruttare? Va, finiscila. Ciao, ciao. Perché Lino non fai la lotta ai politici? Ciao, Lino. A te fare la lotta ciao ai politici. Ciao, 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 ciao. Ti saluto. Salve!